nuovi colpi di scena in arrivo a Un posto al sole. In queste puntate, l'attenzione è concentrata sulla ricerca del colpevole della brutale aggressione ai danni di Susanna. Le nuove anticipazioni degli episodi in onda dal 13 al 17 settembre forniscono un quadro ancora più confuso di questa vicenda. A quanto pare, Renato finirà per essere il principale sospettato e, sia lui che suo figlio, dovranno mettersi alla ricerca di un avvocato. A breve dovrebbe inoltre tornare anche Manlio Piccardi. Ma in che circostanze? E cosa farà l'uomo? Nelle prossime puntate di Un posto al sole, la situazione di Nico, Luca Turco, e Renato, Marcio Onorato, si farà sempre più delicata. Poggi Senior non ha raccontato subito agli inquirenti di aver visto Susanna, Agnese Lorenzini, la sera dell'aggressione. E questo lo metterà in seri guai. La famiglia, sicura della sua innocenza, si stringerà attorno a lui, ma la polizia continuerà a considerarlo uno dei principali sospettati. Le anticipazioni rivelano inoltre che Renato e suo figlio dovranno trovarsi in fretta un avvocato valido che prenda le loro difese. In queste ore si è parlato molto di un eventuale rientro di Beatrice, e se la scelta dovesse ricadere su di lei, la faccenda si farebbe molto interessante. Ad ogni modo, al momento mancano conferme. Le prove contro Renato sembreranno schiaccianti, dal momento che l'uomo dovrebbe essere l'ultima persona ad aver incontrato Susanna la sera dell'aggressione. I dubbi saliranno persino ad Adele, Sara Ricci, anche se dagli spoiler si evince che la donna in seguito si pentirà dei suoi sospetti e proverà a chiarirsi con Giulia, Marina Tagliaferri. Nel frattempo, Nico dovrà fare i conti con il divieto di fare visita a Susanna in ospedale. Il ragazzo, disperato dall'evolversi degli eventi, proverà a confrontarsi con Adele. Ma quest'ultima dovrà affrontare anche l'insistenza di un altro uomo. Non sono ancora chiare le modalità in cui questo avverrà, ma nelle prossime puntate dovrebbe esserci il ritorno di Manlio Piccardi, Paolo Maria Scalondro. Attualmente l'uomo dovrebbe essere ancora detenuto per le violenze perpetrate a sua moglie. Quindi non è chiaro se uscirà di prigione, otterrà un permesso o se interagirà dal carcere. Sta di fatto, però, che Giulia sarà terrorizzata all'idea che l'ex colonnello possa manipolare Adele, su cui parrebbe avere ancora un forte ascendente. Nel frattempo, giungerà il giorno del temuto interrogatorio per Renato, che si troverà faccia a faccia con l'ispettore Gennaro Torre, Claudio Botosso. In seguito Nico riceverà un'importante notizia in merito a Susanna.